Giovedì mattina, domande ormai in automatico, non dobbiamo neanche più chiederle per lui. Il prof MCC al secolo, Marco Camisani Calzolari, che ci segue da Londra. Attenzione, non via Skype per gli amici della radiovisione, perché anche in Inghilterra ti può capitare di avere grossi problemi tecnologici. Sì. E non va un tubo. Eccoci. Prof. Good morning. Eccomi. Buongiorno. Buongiorno a voi, l'Inghilterra non è la Svizzera, qui ancora. anche qua le cose digitali. Sono venuto a esplorare anche territori strani come appunto l'Inghilterra per capire se anche qui ci sono le inefficienze. Ci sono. Oh, allora domande. Domande, caro prof, noi parliamo di tecnologia ogni giovedì mattina, anticipo, nelle settimane a venire lo faremo in varie forme, momenti eccetera, ma chiaramente ci faremo aiutare anche da Marco Camisani Calzolari per l'esordio di Windows 8, attesissima ultima release del sistema operativo Windows, che veramente sarà un salto in avanti, ma poi ne parleremo perché adesso non diciamo ancora nulla. Caro Marco, a proposito di internet, mi dicevi che ti hanno ieri fatto una domanda apparentemente incredibile nel 2012, invece? Ma sì, sono tante le domande, no? Che secondo me oggi si danno un po' per scontato, oppure non ci si fanno quasi per vergogna, no? Le famose cose che tutti avrebbero voluto sapere, ma nessuno ha mai osato chiedere, no? E allora tra queste ho scoperto esserci quella del relativo al dominio, no? Ogni tanto si sente parlare di domini internet. Che cosa sono? Allora, ieri me l'ha appunto uno, me l'ha chiesto, ho detto, forse è il caso di dirlo domani mattina alla radio. Allora, immaginate il dominio come una sorta di nome, che poi in fondo lo è, perché sono quei nomi che sentite, .com, .it, eccetera. Sì. Per esempio rtl.it, camisanicalzolari.com, eccetera, sono domini. Ma perché ci sono questi domini? Perché i computer, quando si collegano ad internet, ricevono una sorta di numero, che è l'indirizzo IP, vabbè, è una cosa tecnica, ma pensate un po', immaginatelo come il numero di telefono, no? Che ricevono automaticamente, perché quando si collegano alla rete devono avere questo indirizzo che li identifica in modo univoco. Solo che sono numeri strani, 2.4.7.8, eccetera, eccetera, diventano complicati da ricordare. E allora interviene il domain name system, cioè il sistema di domini, che in sostanza traduce come un elenco telefonico il numero difficile da ricordare in un nome facile da ricordare. Ecco quindi che cos'è un dominio in modo un po' semplice. Comunque sicuramente hai fatto bene a dare questa spiegazione o chiarificazione per coloro che non lo sapessero. Abbiamo altre richieste, sì, Fulvio? Ecco, moltissime ogni giovedì sono i genitori, lo sa il nostro ospite perfettamente, ne parliamo spesso, per esempio in genere ti dicono quando far usare i bimbi, i tablet, eccetera, abbiamo già risposto. Molti invece chiedono come fare, perché si rendono conto che quel pochissimo di informatica che si fa a scuola in genere è anche obsoleto. Perché molti genitori si lamentano del fatto che vengano insegnate delle cose che gli stessi servono. Bambini dell'elementare hanno superato. Hanno già imparato in modo diverso. Che rispondiamo a questi genitori? Che cosa bisogna chiedere alle scuole, non lo so, ai vari spesso giovanissimi insegnanti che fanno i pochi corsi di informatica? L'insegnante di informatica, innanzitutto l'informatica viene ancora insegnata come una scienza tecnica. No, ancora come una cosa da dove, cioè, gli insegnanti di informatica in genere sono informatici, sembra banale, ma e questo sì. Non è il problema degli insegnanti di informatica. Mo si arrabbiano. Cioè, intendi dire, Marco, che dovrebbero essere invece degli ottimi utilizzatori che spiegano come utilizzare? Ma che brava, Giusy, vedi, ormai mi ruba le parole di bocca. Si chiama buon senso questo. Dovrebbero essere brava, è così, dovrebbero essere dei buoni utilizzatori. Anche perché io dico sempre ai miei convegni, quando parlo e quando tutti si aspettano che arrivi sul palco un esperto, io esordisco dicendo che non sono un esperto, cioè nel senso non sono un esperto di digitale, sono semplicemente un grande utente, no? Quindi essere utenti oggi è il modo migliore per conoscere questo mondo in grandissima evoluzione. Tant'è che nelle aule di informatica ci sono i computer, ed è incredibile, perché se li guardate intorno in questo momento, i computer ormai li utilizzano quelli con il monitor, la
tastiera, il desk, li utilizzano prevalentemente gli informatici, perché le persone utilizzano oggetti che sono sempre computer, ma incominciano ad avere forme diverse, modalità di utilizzo diverse, per cui ecco, questo è il click per accendere il computer, qui dovete inserire la riga di codice perché l'hard disk si trova in quella posizione. Mio Dio, è vero, prof, è vero. Non ditemi che insegnano ancora dove sta il floppy, perché credo che non no, ci sia. No, quello no, più. Però ai bambini l'ho sentito da mia figlia, insegnano delle cose, con mia figlia che diceva: papà, ma perché mi insegnano queste cose visto che io ne faccio delle altre? Ecco, ottimo. E quindi era stranita. L'alfabetizzazione. È ridicolo. Esatto, l'alfabetizzazione informatica è un concetto desueto, non esiste l'alfabetizzazione informatica, siamo tutti alfabetizzati informaticamente da quel punto di vista, perché l'informatica in fondo ormai è veramente nella cucina a gas, dentro il telefono, dentro il frigorifero, per cui voglio dire, sono cose che sono sempre più trasparenti, per cui che cosa bisognerebbe fare a scuola? Utilizzare quindi questi strumenti per imparare, non avere paura di dare un tablet a un bambino perché deve stare lontano da quel telefono, da quell'oggetto il più possibile in quanto il diavolo. Dipende da cosa ci si fa sopra, l'abbiamo detto tante volte. Ricordate, si può imparare a leggere utilizzando un tablet con certo. I software giusti. Quindi è il come. Grazie Marco Camisani Calzolari, professore, buona settimana. Ci ritroviamo giovedì, a presto. Grazie a voi, buona giornata.